benvenuti al mio canale. Io sono Mal e oggi voglio parlarvi di una questione. Adesso fa caldo, i nostri capelli ricci ci piacciono, però non possiamo lavarli tutti i giorni, perlomeno io non ce la faccio a lavarli tutti i giorni, quindi dovrei. Non è la questione lavarli, la questione è preparare il riccio. Ci vuole mezz'oretta, 40 minuti, se non vuoi seccarli, non vuoi asciugarli col phon e quindi li asciughi a naturale, il tempo passa. Non abbiamo i capelli lisci, non abbiamo i capelli effetto seta, quelli che si lavano, si fanno così, ah, sono asciutti. Purtroppo noi non abbiamo questa cosa qua perché abbiamo il vantaggio di avere i capelli ricci, però svantaggio di lavarli tutti i giorni, non si può. Comunque, io nel corso degli anni ho scoperto varie tecniche che sto utilizzando e sinceramente mi è venuto in mente ieri sera, ho detto cavolo, perché non condivido queste tecniche con le ragazze che mi capiscono, io li capisco. Fa caldissimo, ho chiuso le finestre perché ci sono dei rumori fuori, ma infatti sono strasudata. Comunque, volevo condividere con voi questo outfit. Ho comprato queste due cose, questi pezzettini ieri, sono orgogliosa. Ve li faccio vedere. Voilà. Mi sento una quindicenne, mi piace tantissimo. La gonna è un po' trasparente, infatti ci metterò sotto qualcosa, però mi piace proprio tanto. Comunque, condiviso con voi questa cosa e sono orgogliosa. Allora, cominciamo. Ragazze, non so voi, ma io sudo dalla testa. Cioè, dopo un po' magari fai o lavori o vai in palestra o fai un po' un sforzo o fai una camminata sotto il sole. Sudiamo anche dalla testa e quindi gli odori ce l'abbiamo anche noi. A me dà molto 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 fastidio. I capelli li lavo 3 volte alla settimana adesso perché fa veramente caldo, ma tante volte non ci arrivo. Se magari c'ho il riccio abbastanza bello e ho una uscita o qualcosa da fare e non ce la faccio a lavare i capelli. Tipo ieri sono uscita con la mia amica a mangiare fuori, ma non ce la faccio a lavarmi i capelli, anche se è rinfrescante, però non ce la faccio. Allora, la prima tecnica che io, la verità, sempre l'ho usata da quando ho deciso di avere i capelli ricci, vi parlo di 12-13 anni fa, è il talco. Io bagno le mani, c'ho il tavolo da cristallo appena l'ho lavato, mettere così. E andiamo, io comincio sempre da sotto. Oh, che profumino! Faccio buono il profumo. L'unico difetto che c'ha è ti rimane un po' la polverina magica. Sembra una polverina magica. L'unico difetto che c'ha. Però è molto efficace. Anche la parte centrale non la dimentichiamo. E voilà. Odorate da culetto di bambino. L'unica cosa è che quando vi lascia la polverina bianca, bagnare un po' le mani e passarla qua e non si vede tanto con il volume che abbiamo, non si nota tanto comunque. Seconda tecnica. Ve la lascio. Servono solo due ingredienti: acqua di rose, che la trovate nei bazar marocchini o l'acqua di rose che riuscite a trovare, e il bicarbonato. Le miscelate insieme e è fatta. Questa tecnica l'ho usata ieri per uscire con la mia amica perché non ce la facevo a lavarmi i capelli. È fantastica, mi trovo da Dio. Qua è il mio preparato, lo prendo col contagocce e vado. Il vantaggio di questo, che sinceramente mi piace decisamente di più, che dopo quando fate questo trattamento è come fosse avete lavato i capelli, quindi sentite proprio il cuoio capelluto più fresco. Io sinceramente questa la preferisco tantissimo, infatti la preparazione è molto comoda, oppure potete comprare l'aggeggino dei cinesi, quello con la boccuccia, potete prepararlo per la settimana o lasciarlo in frigo o quello che sia.
veramente ha un risultato ottimo, ottimo, io mi sto trovando da Dio. E non è la questione di non lavarci i capelli, ragazzi, lo so che è una cosa che dà fastidio, però voi ce la fate a lavare i capelli tutti i giorni, pettinarli, prepararli, farli il riccio perfetto? Voilà. Da una parte attivate la microcircolazione del cuoio capelluto, dall'altra parte avete la testa fresca e profumata di rose, che a me piace molto. Voilà, abbiamo i capelli perfetti, belli, e possiamo uscire. Ovviamente per mantenere il riccio, uno spray con un po' di ammorbidente, uno spray con un pochettino, un goccio proprio di balsamo e un po' di acqua. Io di solito uso l'acqua, metto il balsamo nella mano, nel palmo, la passo così e tampono, e sono pronta per uscire. Il terzo invece, ho scoperto che c'è l'aceto di riso. Questo coso qua io l'ho comprato dal Lidl, infatti c'era in offerta, l'ho pagato, costava 1,29€, l'ho pagato 90 centesimi dal Lidl. La stessa idea identica tecnica, potete usare solo l'aceto di mela, solo l'aceto di mela, lo mettete col contagocce oppure lo mettete dentro il contenitorino che potete trovare tranquillamente dei cinesi, e lo passate sulla radice, e l'aceto di riso è più delicato confronto all'aceto di mela o l'aceto normale. Un'altra cosa, un'altra tecnica, prendere l'acqua del riso. Quando bollite il riso, l'acqua del riso la mettete dentro il contenitorino e fate la stessa tecnica. Potete aggiungere una spolverata di bicarbonato e anche quello lo passate sul cuoio capelluto. E voilà, io vi consiglio comunque il bicarbonato che sia fine, in Italia c'è, qua non lo trovo il fine e mi è finito quello che avevo, infatti dovrei comprarmelo, farmelo portare, e è molto più efficace perché questo qua, non so se riuscite a vederlo, è fine però non è tanto tanto fine, quindi dopo un po' erita. Bella gente, spero che vi è piaciuto questo video, spero che vi è stato utile. Se vi piace, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità, e se vi va condividete i miei video con familiari e amici. Spero che mi seguite e alla prossima, che passate una giornata meravigliosa. Ciao a tutti!